Nella luce del crepuscolo che scende, dopo una classica invocazione alle muse, Dante espone a Virgilio le sue titubanze, più che comprensibili, ad affrontare il grande viaggio. Gli dice in pratica: io non sono il santo Paolo, l'ovas d'elezione che viaggiò in paradiso, come dice la seconda lettera ai Corinzi, e non sono nemmeno il tuo eroe Enea che nell'Eneide tu hai fatto viaggiare, nell'Ade. Io quali titoli ho? Virgilio naturalmente lo rincuora dicendogli che addirittura tre donne sante, tre donne benedette sono intervenute per permettere e anzi organizzare, diciamo, il suo viaggio. Ecco, questa specie di, come chiamarla, di staffetta di donne che si preoccupano per il viaggio di Dante orna tutto il lungo discorso di Virgilio, che toglie ogni dubbio a Dante e dice quindi a Virgilio: va avanti, io ti seguirò, sono pronto, va avanti, tu duca, tu signore e tu maestro. E non sono tre appellativi, tre vocativi retorici, rappresentano tre stati d'animo che in tutto il poema Dante adopererà secondo i suoi sentimenti nelle varie circostanze, a volte di vera e propria paura, sempre di rispetto e qualche volta di ardente sete di sapere, di voglia di conoscenza. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sicché d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti per ch'io venni e quel ch'io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era fra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella: o anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non della ventura, nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte è per paura, e temo che non sia già sì smarrito chi mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io ho di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare, l'aiuta sì chi ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora e poco cominciai io.